Il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace ha effettuato un sopralluogo lungo le strade di competenza della città metropolitana e della Piana, segnalatamente nel territorio ricadente nel comune di Polistena. Insieme al sindaco del municipio pianigiano Michele Tripodi e alle geometre del settore viabilità di Palazzo Alvaro, Arcangelo Zangari, il primo cittadino facente funzione Versace, ieri ha avuto modo di constatare le condizioni delle diverse vie di collegamento, rilevando le principali criticità e gli interventi da svolgere nel breve, medio e lungo periodo. Con il sindaco Michele Tripodi, ha spiegato Versace, a margine del sopralluogo, abbiamo percorso la strada provinciale 4, comunemente conosciuta come circonvallazione di Polistena, la strada provinciale 5 che collega il centro a Melicucco, la strada provinciale 47 che arriva a Cittanova, la strada provinciale 35 fino a San Giorgio Morgeto e la 15. Si tratta di arterie importanti con un flusso veicolare intenso e che rappresentano per i cittadini e i residenti snodi particolarmente rilevanti. Per questo, ha aggiunto il sindaco metropolitano facente funzioni, abbiamo deciso di percorrere con piglio certosino, andando a indagare i tratti che presentano le maggiori criticità, grazie al supporto del geometra Zangari, del settore viabilità dell'ente metropolitano, coordinato dal dirigente Lorenzo Benestale, al quale va il mio ringraziamento. Si è deciso di effettuare una ricognizione attenta e precisa, così da stabilire le priorità di intervento. Apprezzamento poi è stato espresso nei confronti del sindaco Tripodi, che con meticolosità e precisione ci ha accompagnati lungo l'intero tragitto, permettendo di raccogliere la percezione diretta delle esigenze espresse dalla comunità polistenese. La città metropolitana, ha concluso il sindaco facente funzioni, nonostante il drastico taglio ai trasferimenti nazionali su un settore delicatissimo, sta continuando a programmare, ad investire e a individuare risorse aggiuntive affinché si possa garantire la migliore viabilità possibile. Resta dunque altissima l'attenzione rivolta alla manutenzione e alla sicurezza dei 1.800 chilometri che costituiscono il complesso delle strade percorribili, appannaggio della città metropolitana. Anche nei prossimi giorni continueremo a monitorare il territorio in prima persona, in maniera da poter aggredire le difficoltà più impellenti.